Allora, sul discorso invece che può capitare, che molti osservano, l'acqua esce bianca, è biancastra e torbida, non è un problema di inquinamento dell'acqua, è un problema legato all'aria, soprattutto chi ha dei filtri nei rubinetti, all'aria contenuta, mischiata all'acqua. Molto spesso, ognuno di voi può osservare, basta pigliare l'acqua, mettere in un recipiente trasparente, dopo qualche secondo, non di più, l'acqua ritorna al suo normale colore. Invece è un po' diverso il discorso da fare sul colore rossastro, marroncino, che a volte capita di vedere nell'acqua. Questo è soprattutto negli acquedotti le cui falde pescano su minerali molto ferrosi o manganesi. Allora, puntualizziamo subito una cosa: il ferro e il manganese non fanno male alla salute. Danno un brutto colore all'acqua, perciò vengono inseriti nell'elenco delle sostanze che sono un parametro di controllo delle acque potabili, però proprio per questo motivo, per il colore e a volte per il cattivo aspetto che ha l'acqua, ma non incidono sulla salute. Tant'è vero che sono dei parametri indicatori, non sono parametri che possono escludere la capacità di potabilità di quell'acqua. Una piccola quantità, piccolissima quantità di manganese soprattutto e di ferro danno delle colorazioni strane all'acqua, ma questo è strettamente legato alla caratteristica che hanno questi minerali a colorare nel liquido l'acqua in dove si trova. Il discorso dei filtri. I filtri vanno utilizzati con criterio perché in acque come quelle che abbiamo sul nostro territorio, l'utilizzo dei filtri ha un senso parziale, ha un senso per il calcare, per gli elettrodomestici, ma non ha un senso per la salute, perché a volte un filtro non correttamente utilizzato può essere un problema, lui il problema di inquinamento e non l'acqua, perché non fa altro che concentrare e creare dei film substrati su cui si possono installare delle batteri, concentrare delle sostanze e creare un substrato adatto per la crescita di alcuni organismi. Ora, perciò io direi sulla colorazione, stesso discorso, una ossigenazione dell'acqua, una caraffa va benissimo a portare l'acqua al suo colore naturale e non mi preoccuperei per niente sul colore, non è un problema, se non visivo. D'altronde, noi l'acqua la cuciniamo non solo per bere dal rubinetto, la usiamo non solo per bere dal rubinetto, ma la usiamo per cucinare. E se fosse un problema chimico, allora non si dovrebbe neanche cucinare. Perciò, non ha senso non bere l'acqua e poi usarla per cucinare. Se uno non beve l'acqua perché ha paura dell'inquinamento chimico, a quel punto non dovrebbe cucinare con l'acqua del rubinetto. E mi sembra una cosa che...